Buonasera, e beh, stasera ci divertiamo, poi insomma stiamo veramente assaporando le notti senesi in questi giorni di palio nei luoghi meravigliosi della nostra città e porteremo nelle vostre case ancora tanti ospiti nell'anteprima palio di notte prima di cedere la linea a Veronica Costa e Daniele Magrini che poi proseguiranno la lunga notte di Siena TV ovviamente continuando a parlare di palio. Io sono pronta anche stasera per iniziare il nostro viaggio insieme in queste notti magiche e sognanti. Rimanete con noi, tra poco tanti tanti ospiti. Nuovo appuntamento con i libri e voglio ringraziare ovviamente Luca Betti che insomma è stato il nostro punto di riferimento poi per i libri che vi stiamo presentando in queste serie di palio all'interno di Anteprima Palio di Notte. Beh, oggi abbiamo due donne, due sorelle che sono Silvia e Giulia Clemente e ci presentano due testi, non uno ma ben due. Abbiamo voluto raddoppiare questa sera, visto che siete in due, facciamo tutto doppio. Allora, intanto Giulia, Silvia, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Diteci un po'. Allora, grazie mille di averci invitati. Noi siamo le Clementine, siamo due sorelle che scrivono testi per l'infanzia, prevalentemente per i bambini più piccoli. E l'anno scorso abbiamo presentato 17, che è il libro che andiamo a presentare oggi. Però oggi in particolare c'è una novità su 17 perché è uscito l'anno scorso ma quest'anno c'è la versione inglese, quindi avete voluto ampliare e dare una lettura proprio con un linguaggio internazionale, no? Perché sono tanti i turisti e soprattutto turisti che arrivano con bimbi al seguito che arrivano nella nostra città, c'era bisogno, necessità quindi di fare un libro rivolto anche ai più piccoli, in questo caso stranieri. Esatto, sì, noi abbiamo pensato inizialmente di farlo in italiano perché abbiamo visto che facendo una piccola indagine che per i più piccoli di libri sul palio non c'era assolutamente niente, quindi abbiamo pensato di trovare un linguaggio che potesse essere adatto ai più piccolini per raccontargli la contrada, gli oggetti della contrada, le cose che comunque fanno parte di questo mondo e poi abbiamo pensato perché non superare, andare oltre i confini di Siena e utilizzare un linguaggio diverso, quindi un linguaggio internazionale, l'inglese, che comunque è stato tradotto, non è stato facile tradurlo, l'ha tradotto Eliana Caminada, che tra l'altro è nostra zia, che fa l'insegnante di inglese, e l'ha tradotto secondo la Nursery Rhymes, si chiamano, sono rime per bambini con filastrocca e per lei non è stato molto facile perché comunque ha dovuto comunque far passare tutti i messaggi proprio della cultura senese in una lingua che chiaramente Certo anche delle parole particolari, no? Legate al palio che poi non è facile sicuramente da tradurre. 17, ovviamente il titolo rimane in italiano anche nella versione inglese. Beh, raccontatemi un po' la storia legata a questo titolo. Allora, 17 è un titolo che si capisce bene, insomma, l'idea è quella di usare la falsariga del Bubusettete, che è questo gioco tanto amato dai bambini, da piccolini proprio, e di presentare come il Bubusettete queste 17 contrade che arrivano e si mostrano ai più piccoli. E si mostrano in una maniera, diciamo, molto semplice, perché sono in realtà gli animali che si presentano e che parlano di sé, e del luogo dove vivono e degli oggetti che comunque fanno parte della loro vita. E quindi ecco la semplicità di questo gioco del Bubusettete che si presenta con l'animale che diciamo, racconta quella che è poi la contrada, no? Che in qualche modo anche entra in contatto con questo bambino che lo abbraccia, che lo prende, in questo caso l'aquila. Ecco, qui siamo partiti subito con la nobile contrada dell'aquila, poi il bruco. Tutte rigorosamente in ordine alfabetico, poi il bruco, come vedete, ecco, ogni animale è accompagnato da un bambino che comunque lo entra in contatto con lui. Quindi c'è questa idea del bambino piccolo comunque che ha bisogno di toccare per imparare, per apprendere e quindi una contrada che appunto diventa, in questo caso è l'animale che entra in contatto proprio col bimbo, che lo abbraccia, che lo fa. Bellissime le illustrazioni, Silvia, complimenti. Ecco, parlaci un po', tu hai alle spalle una scuola d'arte? Ho fatto l'Istituto d'Arte a Siena
tantissimi anni fa, e poi ho fatto il Polimoda a Firenze, faccio tutt'altro, faccio accessori di moda, sono stilista di borse, quindi non c'entra niente, però mi è sempre piaciuto fare illustrazioni, e allora con mia sorella abbiamo detto ma proviamo, magari viene fuori qualcosa. E questo libro nasce con l'idea, appunto, come diceva lei, di far scendere questi animali dalle bandiere e farli, renderli brava, sì, i bambini giocano con loro, e quindi io ho fatto l'animale grande e il bambino che sta un po' con l'animale, e la parte, diciamo, il sottofondo di questi libri ha sempre questa collage di giornali che a me serviva per dargli una specie di movimento, sempre in bianco e nero, però che comunque rappresenta la contrada, una parte della contrada, la sua chiesa, la fontana, eccetera, eccetera. Quindi comunque ha, diciamo, un insieme. Sempre un riferimento, ovviamente, poi a quella che è la contrada, certo, che l'animale in questo caso rappresenta. Veramente molto molto belle queste illustrazioni. Il Bubu Settete, no? A volte si parla di come i tempi cambiano e cambino anche i linguaggi verso i più piccoli. Invece il Bubu Settete rimane. Ci sono delle cose che si tramandano, no? Eravamo piccoli noi, ma evidentemente sanno bene di cosa stiamo parlando. Parlando anche i bambini di oggi. Assolutamente sì, per quanto riguarda quello che dici te, in effetti i giochi tradizionali, e i giochi che noi facciamo da piccolini sono giochi universali, secondo me, lo dico proprio anche come pedagogista questo, perché sono quelli che vengono trasmessi di generazione in generazione e che rimangono comunque nella storia dell'infanzia. Sono un patrimonio, no? Sono un patrimonio, esattamente come le contrade, che comunque all'interno di questa comunità, che è la comunità di Siena, rappresentano una cultura, una tradizione che attraverso, appunto, anche questi libri o attraverso la vita nelle contrade vengono trasmesse queste culture ai bambini e quindi anche conservate, no? Certo. Quindi è un modo anche per conservare la bellezza. Assolutamente, assolutamente, di un patrimonio che dobbiamo tramandare ai più piccoli nel giusto linguaggio, insomma, anche per farglielo recepire ovviamente meglio. Ma voi non vi siete fermate a questo bellissimo libro, che sì, quest'anno c'è la versione inglese, avete iniziato anche un'altra pubblicazione che è arrivata proprio nel 2019 e che è una trilogia. Esatto, questo perché il nostro editore Betti ci crede molto in noi, in effetti ci ha voluto sperimentarci in qualche modo in quest'altra forma di letteratura per l'infanzia, ha pensato di, diciamo, scegliere dei personaggi importanti nella storia della Toscana e quindi di creare questa collana di 3 in 3, questa è la prima trilogia, dove si racconta ai più piccoli queste figure esemplari che hanno fatto parte comunque della storia toscana. Il primo che noi abbiamo fatto è Leonardo da Vinci. Siete partite subito, insomma, alla grande. Certo. Alla grande, questo è il nostro primo libro. Poi il secondo, che uscirà a settembre, parlerà della vita di Bartali. E il terzo invece, che a dicembre, che uscirà a dicembre, sarà su Dante. Quindi sono questi 3 personaggi anche storicamente molto diversi, culturalmente molto diversi, che però si raccontano poi ai bambini. E l'idea del Betti, secondo me, è molto bellina, quella di riprendere questi personaggi che fanno parte della storia toscana e di raccontarli ai bambini come se fossero dei personaggi le cui vite rappresentano un esempio, no, da seguire. Quindi Leonardo da Vinci, noi quando ci ha dato questo compito il Betti eravamo un po' in difficoltà, perché certo, su di lui c'è, lo sapete, insomma, basta entrare in una libreria, c'è di tutto, tutto quello che ha inventato, lui ha fatto, è uno degli scienziati più enormi del pittore, artista, tuttologo, ecco. Quindi quello che noi dovevamo fare era qualcosa di originale e che arrivasse immediatamente ai bambini. E quindi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di parlare di un Leonardo piccolino, di lui bambino, insomma, e quindi di come
fin da piccolino lui aveva una propensione per l'osservazione del mondo, per la scrittura, per il disegno della realtà, e come lui, diciamo, ha sviluppato il suo pensiero scientifico proprio attraverso questa vita che faceva nelle campagne toscane, vicino a Vinci, cresciuto in questa campagna insieme allo zio Francesco, che lo portava a esplorare. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa così, che è venuta un bambino che parla ai bambini. Un bambino che parla ai bambini, che racconta in qualche modo come è nato il suo pensiero scientifico e come è nato poi il suo ruolo di inventore, scienziato, musicista, era anche musicista, pittore. E che poi alla fine, e questa è un po' una caratteristica di tutti i nostri libri che fanno parte della trilogia, manda una lettera ai bambini e dove gli dice delle cose, insomma, gli dà dei consigli. Eccola, e in questo caso il messaggio è: cari bambini, ho deciso di scrivere questa lettera per darvi un messaggio importantissimo. Sognate, 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 non smettete mai. Non fatevi convincere dai grandi che sognare è una perdita di tempo. Io l'ho fatto fin da bambino, ho sempre creduto in me stesso. I sogni sono intuizioni geniali che possono diventare realtà. E la mia storia ne è l'esempio. Chi crede nei sogni indossa le ali. Beh, bellissima questa lettera che Leonardo scrive ai più piccoli, e bellissimi anche qua sono i disegni, le illustrazioni. È stato più difficile interpretare questo testo? Difficilissimo, perché Leonardo sappiamo che ce lo fanno vedere da sempre come un vecchio barbuto e un po' severo anche, quindi immaginarselo bambino è stato un po' difficile. Poi alla fine ho tirato fuori questo ricciolino con questi occhietti vispi e curiosi, che ci stava bene, forse era davvero così, non lo so. Però poi ho cercato di inserirlo sempre in questi contesti campagnoli nei quali lui ha vissuto la sua infanzia. Ho cercato di fare questi fiori giganti per far vedere quanto la natura, insomma, fosse stata importante per lui. Di ispirazione anche. Sì, di ispirazione, e importante proprio vivere in questa campagna toscana. E, ho cercato anche di... ho cercato di... usare, soprattutto nella parte finale dove ci sono le sue invenzioni, per esempio l'elicottero, ho cercato di ridisegnare io modestamente un disegno di Leonardo, cercando di renderlo un po' più semplice, un po' più facile per i bambini da leggere, e poi accanto abbiamo fatto l'elicottero che oggi esiste ancora, certo. Così con la mongolfiera, il suo disegno, e quello che oggi tutti vediamo, no? Quello che allora era un'intuizione, esatto, poi esatto. Purtroppo anche il carro armato, e oggi c'è anche lui, infatti lui è un po' così. È un po' più triste oggi, forse questa invenzione qua, se l'avevo tralasciata, era meglio lasciarla perdere. Però il messaggio del sogno ci piace moltissimo, devo dire la verità, perché oggi si tende un po' a... insomma, i sogni non sono visti tanto bene, no? nel mondo degli adulti, invece no, dobbiamo spronare i bimbi a sognare. Sì, gli adulti tendono, diciamo, a essere realistici, concreti, e in realtà, ecco, anche a sottovalutare questo aspetto che è innato nei bambini, no? Di guardare le cose e inventarsi mondi alternativi. I bambini lo fanno con naturalezza fin da piccoli, se gli adulti questa cosa non la sostengono, rischiano anche di creare poi dei bambini che poi crescono un po' così, troppo, un po' tristi. Eh? Un po' tristi, un po' razionali. Ho letto da qualche parte: lasciamo che i bimbi si annoino anche un po'. Assolutamente, d'accordissimo, perché all'interno della noia, per esempio, il nostro piccolo Leonardo, che passava delle giornate intere sui prati, inventava 3.000 giochi, cioè con il filo d'erba. Per poi... sconfiggere la noia. Esatto, cioè noi adulti abbiamo questo terrore della noia, in realtà non dobbiamo essere spaventati della noia, perché i bambini dentro a quel tempo, dentro a quello spazio, inventano 1.500 cose. Andiamo a stimolare quella che è la loro creatività. No? Esatto, e le loro competenze anche cognitive in questo modo. Cioè Leonardo da Vinci è diventato uno scienziato e un pittore proprio, forse, fra virgolette, vivendo questi tempi lunghi e senza azione, senza attività. Oggi noi riempiamo i bambini di attività, di sport, musica, inglese, di tutto, tedesco, di tutto, perché abbiamo paura che
tempi, È vero, è vero, sono anche altri tempi. E quindi insomma facciamoli sognare e facciamoli anche annoiare, che ogni tanto va bene. Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere state con noi. Tra l'altro non abbiamo detto che questo libro è stato anche al Salone del Libro di Torino. Questa è una cosa importante, diciamolo. È vero, l'abbiamo portato al Salone del Libro di Torino, l'abbiamo presentato lì e poi è uscito un po' di tempo dopo, però ora è in tutte le librerie, a Siena c'è in tutte le librerie, quindi insomma... Una bella soddisfazione. Molto bella soddisfazione, sì. Ora fra poco arriva Bartali, che ci è piaciuto un altro po' di tempo, perché insomma è duro anche Bartali. Direi, anche Bartali non è semplice. Quindi insomma ne riparleremo, perché entro la fine del 2019 arriveranno, si completerà questa prima trilogia. Sì, sì. Benissimo, io ringrazio le sorelle Giulia e Silvia Clemente per essere state con noi. Torniamo tra poco con altri ospiti ad Anteprima Palio di Notte. E l'ospite di questa sera, e sono molto molto felice insomma di essere riuscita a portarlo un po' via dalla contrada per qualche ora, è Francesco Frati, magnifico rettore dell'Università di Siena. Ci tenevo moltissimo perché in questi giorni si parla tanto dell'Università di Siena, tra le 20.000 università migliori al mondo. In questa classifica è risultato ovviamente tra le 500 migliori, 470 se non sbaglio, ma insomma l'importante è esserci. È vero? Sì, l'importante è esserci sempre. Buonasera a tutti. Intanto ce ne sono molte adesso di classifiche che cercano di indirizzare gli studenti giudicando le università per quello che fanno e stilando queste graduatorie di le università migliori, eccetera, eccetera. Ogni classifica, poiché il sistema universitario è un sistema molto articolato e molto complesso da valutare, ogni classifica ha i suoi pro e i suoi contro, ha i suoi difetti e i suoi pregi. Non è importante essere primi in una classifica, non è importante, è importante esserci sempre, esserci anche nell'ultima classifica di cui si stava parlando prima, è importante per noi, siamo tra le prime 500 università al mondo, su un totale di 20.000, in altre classifiche ci posizioniamo un po' meglio, in altre un po' peggio, però ci siamo sempre, dimostrando che l'Università di Siena è un'università conosciuta in tutto il mondo, che gli studenti la conoscono bene, amano venire a studiare a Siena, molti studenti percorrono chilometri e chilometri scegliendo Siena come destinazione finale perché sanno che qui si studia bene, che si riceve un'ottima istruzione, un'ottima formazione, che si ha la possibilità di partecipare a progetti di ricerca importanti di livello internazionale, che si ha la possibilità di fare una esperienza internazionale con il progetto Erasmus e che hanno la possibilità di studiare in una città campus straordinaria, tranquilla, bellissima, il luogo ideale dove tutti vorrebbero studiare. E vivere, aggiungerei, perché insomma questo va detto, ne parlavo anche con Letizia Marsili a proposito insomma della didattica, del corpo docenti poi che fanno grande l'università, perché poi sono le persone che fanno grandi insomma gli Atenei, e noi siamo un'eccellenza in questo, possiamo dirlo. Parlavo proprio con Letizia, no, di questa scelta da senesi di rimanere poi, nonostante magari il vostro percorso di studio, il vostro percorso di vita avrebbe potuto portarvi anche lontano da Siena, magari voglio dire, destinazioni blasonate, ma la scelta di rimanere qua. E per molti di noi lo ha fatto davvero, quello di portarci per periodi brevi o lunghi della nostra carriera lontano da Siena. Io nella mia esperienza personale sono stato negli Stati Uniti in due luoghi diversi, in due università diverse, dove mi sono formato, dove ho imparato qualcosa, e poi questa esperienza l'ho portata a Siena, come anche molti colleghi che magari vengono per qualche periodo a Siena poi riportano la propria esperienza nella città da dove sono partiti. Perché ricordiamocelo sempre, l'università è sempre più un oggetto internazionale, sempre più una istituzione mondiale, e soprattutto lo è la ricerca e la formazione, lo sono la ricerca e la formazione, ed è importante per ognuno di noi fare un'esperienza all'estero, non per noi che siamo italiani fare un'esperienza all'estero, ma anche per i danesi che vengono a Siena, gli inglesi che vengono a Siena, i camerunensi che vengono a Siena, è importante perché l'esperienza che fanno a Siena se la riportano poi a casa o dove
le porterà la loro carriera. Nel mio caso particolare io ho avuto la possibilità di perfezionare la mia formazione all'estero e poi ho avuto la possibilità, la fortuna di tornare a Siena dove ho poi sviluppato la mia carriera di cui sono molto orgoglioso. Com'è da senese ricoprire un ruolo così importante per l'università della propria città? Beh, intanto una soddisfazione immensa, no? Per chi come me si è formato a Siena e ama l'università come istituzione, avere avuto la possibilità di ed avere la possibilità di esserne rappresentante nel mondo con il ruolo di rettore è chiaramente una soddisfazione immensa. Poi ovviamente c'è il lavoro, c'è il rovescio, no, della medaglia un po'. Beh, c'è la pressione, c'è il lavoro, c'è la responsabilità, sono tutte cose che si affrontano bene se si ha amore per il proprio lavoro, se si ha la percezione di essere stimati dai colleghi, quelli che ti sono più vicini, ma anche quelli che magari lavorano nei dipartimenti e che il grande pubblico neppure conosce, ma ognuno di loro porta il proprio mattoncino a costruire la grande impresa dell'Università di Siena, un'impresa straordinaria. Mi viene in mente l'impresa del Duomo davanti al quale ci troviamo, al lato del quale ci troviamo, perché l'impresa di costruire l'Università di Siena mattone dopo mattone non è un'impresa che nasce all'inizio del mio mandato, non nasce in questo secolo, non nasce recentemente, nasce nel 1240 quando a Siena si costituisce uno studium e quello studium percorrerà la sua strada assieme alla città in tutti questi quasi 800 anni di storia e continuerà a farlo per altri 800 anni. La costruzione di questo grande castello, che è di questo grande palazzo, di questa grande cattedrale che è l'Università di Siena è stata possibile grazie al lavoro di tutti coloro che hanno lavorato all'Università di Siena, come stanno facendo adesso i nostri docenti, il nostro personale e i nostri studenti che ci premiano venendo a Siena. Una bella squadra, dal 2016, insomma, immagino tante soddisfazioni, tanto lavoro fatto, ci sono ancora delle scommesse in merito ovviamente all'università che si è prefisso? Sicuramente, c'è sempre qualche obiettivo da prefiggersi, c'è sempre qualche scommessa da vincere, c'è sempre qualche cosa da migliorare. Noi abbiamo puntato molto sull'internazionalizzazione, ci teniamo a fare dell'Università di Siena un ateneo sempre più internazionale, abbiamo quasi il 10% di studenti internazionali, abbiamo più di 500 studenti Erasmus che ogni anno scelgono di venire a Siena per 3, 4, 5 mesi, abbiamo altri 500 studenti dell'Università di Siena che ogni anno vanno in Erasmus a giro per l'Europa. Vogliamo partecipare all'obiettivo, l'obiettivo io sento come l'obiettivo più importante è quello di convincere i nostri ragazzi, i nostri diplomati che continuare il proprio percorso di formazione all'università è loro, per loro una sfida fondamentale che devono, a cui devono partecipare e che devono sforzarsi per vincere. Il vero obiettivo è quello di aumentare il numero dei laureati, non a Siena ma in Italia, nel nostro paese che ahimè langue nelle retrovie delle classifiche sulla percentuale dei laureati per qualsiasi fascia di età. E il nostro obiettivo non è solo l'obiettivo dell'Università di Siena, è l'obiettivo dell'intero sistema universitario nazionale, quello di aumentare il numero dei laureati, perché un'esperienza di studio universitaria aiuta tutti noi, tutti i nostri ragazzi a formarsi meglio, ad accrescere le proprie potenzialità indipendentemente dalla disciplina, perché stare 3, 4, 5, 6, 8 anni all'università contribuisce a formarne il carattere, contribuisce a formarne la formazione di base anche grazie alle competenze trasversali e contribuisce a renderne cittadini migliori. E allora queste parole bellissime di Francesco Frati ci fanno pensare poi che tutto questo possa rendere migliore poi la nostra nazione, no? Perché formiamo poi gli adulti del domani, quelli che andranno a lavorare anche per noi cittadini e che potranno ricoprire delle cariche importanti. Quindi fondamentale quello che stiamo dicendo, di riuscire veramente a
a formare tanti laureati. Sì, io penso rischio di dire delle frasi un po' fatte qualche volta, ma io credo che questo sia importante. Io credo che attraverso la cultura, attraverso l'educazione, attraverso la formazione si possa migliorare tutti come comunità, certo, qui a Siena, come città, come paese, come civiltà umana, vorrei dire, come razza umana. Se ci pensiamo bene, l'università fa quello che l'uomo ha sempre fatto da 200.000 anni, quello di sperimentare e innovare attraverso la ricerca e di trasmettere questa innovazione alle generazioni successive. È importante adesso l'istituzione universitaria, è importante a Siena, è importante in Italia, è importante nel mondo, perché l'istituzione universitaria rappresenta quello che l'uomo ha sempre fatto, innovare attraverso la ricerca e trasmettere l'innovazione attraverso la formazione. Noi sentiamo questa responsabilità, siamo orgogliosi di poter portare avanti questa impresa, perché questa è l'impresa che ci fa migliorare tutti, come uomini e donne, come cittadini, come membri della razza umana, come specie, e ci fa magari capire come migliorarci, come migliorare continuamente e come vivere bene in armonia. Allora, grazie mille a Francesco Frati per essere stato con noi, però a questo punto la domanda sulla senesità, insomma, arriva, come si fa a non parlare di Palio, di Contrade in questi giorni. Il lavoro la tiene un po' lontano da quello che può essere la vita contradaiola, oppure no, si riesce ad incastrare tutto? Beh, con qualche sforzo e con qualche piccolo sacrificio si riesce ad incastrare tutto, riesco a frequentare la mia contrada, riesco a farlo nel tempo che il lavoro mi concede, però è sempre un piacere, forse anche per questo, no? Anche per il fatto che il lavoro ti concede meno tempo, magari apprezzi di più i minuti, le ore, i giorni che passi con i tuoi amici in contrada, magari a parlare di cose apparentemente frivole, a parlare di Fantini, di cavalli, di Siena, del Palio, di ciò che succede a Siena, però è sempre un piacere farlo, devo dire, io lo faccio volentieri da 50 anni e spero di poter continuare a farlo anche nei prossimi 50. Tra l'altro l'Università di Siena partecipa ormai, insomma, è un po' una consuetudine, alla festa del 16 di agosto, perché sarà possibile con delle visite guidate al mattino, vero? Visitare il rettorato? Sì, esatto, abbiamo pensato, per la verità, devo dirlo, lo ha fatto il precedente rettore, il professor Riccaboni, di aprire il rettorato dell'università durante i giorni del Palio, 2 luglio al 16 agosto, per consentire non solo ai turisti, ma vorrei dire anche e soprattutto ai senesi di visitare un palazzo storico, un palazzo in cui l'università abita dai primi dell'Ottocento, dai primi anni dell'Ottocento, che ha molti segreti, che ha molte cose belle da mostrare, come peraltro molti palazzi del centro storico di Siena, e noi abbiamo pensato che tenere aperto il rettorato il 2 di luglio e il 16 di agosto sia un po' il nostro modo di contribuire alla festa della città, grazie anche all'impegno del personale dell'Università di Siena che tiene aperto il rettorato, e alla straordinaria competenza del nostro archivista Alessandro Leoncini, che è sempre una perfetta guida per tutti i senesi e non che visitano il Palazzo del Rettorato nella mattina del giorno del Palio. E quindi l'appuntamento è al 16 di agosto per visitare, dicevamo, le stanze, i segreti, le opere d'arte bellissime custodite all'interno del rettorato. Grazie mille al rettore Francesco Frati per essere stato con noi e buon Palio. Grazie a voi e buon Palio a tutti. Torniamo tra poco con altri ospiti. Le voci senesi che risplendono nella notte di anteprima Palio. Tra poco ovviamente andremo a ritrovare i nostri contradaioli che ci hanno fatto un regalo veramente incredibile, e andremo ancora a sentire le voci di Siena. Una notte magica anche quella di questa sera, che vogliamo condividere con voi e portare un po' di queste voci meravigliose, i canti senesi, nelle vostre case. Andiamo. Le
L'entrone è ancora la nostra casa in queste notti di anteprima palio. Tra poco c'è anche Daniele Magrini, quindi lo salutiamo, Daniele Magrini, Veronica Costa, tutti i suoi ospiti. Franco, la magia delle voci, delle canzoni senesi, sono veramente qualcosa che tutti noi abbiamo nel DNA. Volano di anno, di secolo in secolo, volano di anno in anno, di mese in mese, di secondo in secondo. La raccomandazione a un coro che io farei, sì, è di pulirsi le corde vocali. Non si dice scatarrare prima o dopo cantato, non durante. Bravo, diciamolo alla senese. Quindi fate tutto questa cosa se la dovete fare e poi si parte. E poi un altro accorgimento di quando si uniscono così delle persone che hanno cantato in diversi cori e cantano diversi cori è di cantare tutti la stessa canzone. Perché se no viene fuori. Quello è importante, quello è importante. Allora, che canzone cantiamo? Allora, diciamolo bene, uno mettiamoci stornello. D'accordo. Uno stornello? Vieni ricciolino d'amor, va bene? Vieni ricciolino d'amor. In mi maggiore. In mi maggiore, attenzione. Quando nasceste voi nacque un bel fiore, la luna si fermò dal camminare, la luna si fermò dal camminare, le stelle lo cambiarono di colore. Ricciolino d'amor, badare che la mamma non veda, badare che la mamma non senta. Vieni, 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 oh ricciolino d'amor, badare che la mamma non veda. Specialmente quel di gelsomino. Vieni, 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 o ricciolino d'amor, bada ben che la mamma non veda, bada ben che la mamma non senta. Vieni, 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 o ricciolino d'amor, bada ben che la mamma non veda. Guarda ben che la mamma non senta, vieni, 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 oh ricciolino d'amor, guarda ben che la mamma non veda. Cacciatore va alla caccia, povera sorella. Un cacciatore va alla caccia. Se per la
a sedere, la prese per la mano e la condusse a sedere. Dal gusto e dal piacere, dal gran godere, la pastora si addormentò. Mentre la bella dormiva, il cacciatore vegliava. Mentre la bella dormiva, il cacciatore vegliava, pregava gli uccelletti che non cantassero, perché la bella volesse dormire. Si svegliava, il cacciatore non c'era. Quando ella si svegliava, il cacciatore non c'era.